ricordo l'odore lontano, l'opaca voce della mia vita. Dove voglio andare? Indietro, per poter affrontare il futuro. Cosa voglio dire? Solo raccontare la mia vita, questa visione. Quale suono appartiene a questo profumo? Una nenia, infinita. Dove porta il suo corpo il poeta? Dove lo lascia, silenzioso, ascoltare gli odori? Nel limbo. Venite, entrate, sedetevi. Questo è il profumo che racconta un momento della mia vita, quella di un visionario. È un viaggio, ascoltando il suono dell'odore e l'odore della parola. Narcotico. È stato creato con l'odore di Palermo, delle stanze vuote della memoria, in silenzio, ad ascoltare l'odore. Tutto il resto è favola che lambisce i nostri sensi. Come lente parole, come stanze. A volte guardo quell'angelo, vedo i miei ricordi, i miei dolori. Scappano, come poeti senza rime, angeli senza ali, senza ricordi. Sugli scalini della chiesa, in estate aspettavo, non entravo, ma fissavo angoli sacri, volti di pietra. Sugli scalini della chiesa, l'odore caldo dei sentimenti umani era narcotico odore. Davanti al suo volto, aspettavo. Ho ritrovato la mia anima in una cattedrale di specchi, lontano, oltre il mare. C'erano anche i miei pensieri. Sentivo il loro respiro, il loro profumo. In questo odore narcotico ho ritrovato la mia via. Un viaggio silenzioso, quasi dimenticarmi. Narcotico, 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 narcotico.